Amici e amiche di SpazioTech, un saluto e un bentornati da Marco sul nostro canale YouTube. È passata una nuova settimana, questo significa che siete pronti a vivere con me una nuova recensione smartphone. In questo caso ce l'ho fra le mani Samsung Galaxy A30s, smartphone che avete visto in unboxing e che ora siete pronti a scoprire nel dettaglio. Scoprirete come mi sono trovato con lui utilizzandolo per un'intera settimana come mio telefono principale e vi dirò, prima della sigla, che questa recensione è una delle più difficili che sono dovuto andare a realizzare da quando ho iniziato il mio percorso in Spazio IT. Questo perché per molti giorni, sin dall'inizio, avrei voluto intitolare questa recensione, dopo le prime prove, come "Non dimenticatevi di lui nella fascia media". Tante erano le buone aspettative e i primi impatti di diverse aree di questo smartphone. Continuando nella prova, però, durante la settimana sono stati più i no che i sì. Scopriamo di che cosa si tratta nel dettaglio, allora, subito dopo la sigla. Esatto, una recensione difficile perché questo Samsung Galaxy A30s vive di luci ed ombre. Partiamo dal display, anzi no, un passo ancora prima del design generale di questo smartphone. Ci troviamo davanti a un dispositivo che potremmo definire compatto per gli standard attuali, nonostante un bel display da oltre 6 pollici, perché si presenta con un design veramente molto minimale e plastica, quindi non ci troviamo davanti a vetro sul retro o metallo, vetro invece sul frontale, anche i tasti sono in plastica, restituiscono un feedback che non possiamo propriamente definire premium, però fa assolutamente la sua scena. Sul tavolo, per via dei riflessi e della particolare tramatura del retro, si farà notare. Aspetto positivo però è il peso. Ci troviamo davanti a uno smartphone che, nonostante una batteria, ne parleremo dopo nell'area dedicata, ma vi anticipo, da 4000 mAh, non dico si tratti di un peso piuma, ma sicuramente un ottimo compromesso. Quindi, preso in mano, questo smartphone restituisce già di per sé delle sensazioni a metà fra il positivo e il negativo, perché comunque è carino, comunque è pregevole l'assenza di alcun ritaglio sul retro per il sensore delle impronte digitali che è migrato sotto al display, ne parleremo anche di questo fra poco, però purtroppo i materiali si sente effettivamente la mancanza di qualcosa di un pochino più pregiato, nonostante possa essere magari un pochino più duraturo nel tempo. Quindi uno smartphone che per il suo prezzo di listino, ne parliamo subito, di praticamente 300 euro, prezzo online ovviamente già crollato, potrebbe far aspettare qualcosina di più. Il display, che è il vero protagonista degli smartphone attuali, è un display AMOLED, anche qui luci, in risoluzione HD. Ombre. Purtroppo la risoluzione è il grave problema di questo smartphone. Andare a utilizzarlo quotidianamente, soprattutto magari quando si va a utilizzare il browser, i social, Facebook, Chrome, e si vuole leggere qualcosa, effettivamente su tante scritte e caratteri piccoli i pixel si vedono. Non si può nasconderlo, è un dato di fatto, e non sono riuscito in questa settimana di prove a capire se sia meglio avere uno smartphone Full HD LCD IPS o HD AMOLED. Perché l'AMOLED su questo smartphone è un AMOLED di qualità e di livello. I colori sono ben tarabili, anche se nel menu delle impostazioni sono ovviamente ancora affinabili, però ovviamente i neri sono assoluti, i colori sono belli vividi, quindi tutto ciò che siamo abituati a conoscere sugli smartphone top di gamma qui è assolutamente tutto presente. Purtroppo la risoluzione è un grave problema, soprattutto su questa diagonale molto ampia, quindi dovete andare avanti a un compromesso che qui è molto soggettivo. Diciamo che nel 2020 una risoluzione solo HD purtroppo non è più sufficiente. Il display è dotato di un notch, al suo interno è presente la singola fotocamera anteriore che è sorella diretta delle tre lenti montate sul retro di questo smartphone. La qualità fotografica non è affatto male, anche qui parliamo di luci ed ombre, perché i tre sensori sono utili, è presente la lente grandangolare oltre alla lente principale, e gli scatti sono per la maggior parte dei casi molto buoni in condizioni di luce maggiori, finché non li mettiamo in paragone con degli altri smartphone. Effettivamente si nota come il livello di dettaglio raggiungibile non sia molto alto e al calare delle luci la qualità va completamente a farsi perdere. La fotocamera anteriore serve anche per essere sbloccati tramite riconoscimento del volto 2D, sempre affidabile, ovviamente solo in condizioni di luce ottimale. Lo smartphone si
attiverà con luminosità al massimo di notte per riconoscervi, ma non sempre sarà possibile. Per quanto riguarda i video, invece, la risoluzione massima è Full HD e vi lascio subito qua due sample test di fotocamera anteriore e posteriore, così potete farvi un'idea di come vengono realizzati i video. Per le foto invece è stato in sfida sul nostro canale Instagram, vi invito a seguirci anche lì con OnePlus 7T e trovate sul nostro canale Telegram tutti gli scatti non compressi in qualità originale per farvi un'idea più completa di questo Galaxy A30s. Video test da Samsung Galaxy A30s, vediamo la stabilizzazione e anche come viene ripreso l'audio del parlato. Facciamo un attimo un pan veloce fronte retro, proviamo a vedere anche come si adatta alle varie tonalità di luce. È possibile registrare il video sia in modalità grandangolo che in modalità normale, ma una volta attivata la modalità normale non si può passare a grandangolare. Prova video da Samsung Galaxy A30s con la fotocamera frontale, in questo caso anche la qualità è Full HD, non è presente stabilizzazione, quindi il fatto di camminare un attimo, teniamo lo smartphone in avanti, si vedono un po' di artefatti. La qualità grafica però non sembra assolutamente male. Parlando di luci ed ombre, ovviamente il fil rouge di questa recensione, il software caricato a bordo di questo smartphone è una delle aree che potrebbe dividere maggiormente il pubblico. Questo perché? Perché a bordo troviamo un'interfaccia basata su Android 9, personalizzata da Samsung, One UI 1.5, quindi non l'ultimissima versione, e purtroppo qui ci sono veramente tantissime opzioni. E dici, Marco, perché è un male? Perché se l'utente più attento, che magari va a comprare un Galaxy S fascia alta, un Galaxy Note, vuole tante opzioni, secondo me su uno smartphone di fascia medio-bassa caricare tante impostazioni, caricare tanti settaggi grava sul processore, sulle memorie e sulle performance generali di questo smartphone. E questo è il caso, ci troviamo a bordo con un Exynos che non è il punta di diamante di Samsung, che già di per sé non è la miglior scelta in ambito processori, almeno per quanto mi riguarda, quindi qui il fatto di dover generare sempre tante informazioni, tanti settaggi, tanti menu, fa percepire una sensazione di legnosità generale dello smartphone. Nulla di grave, perché come vedrete in background le applicazioni si possono completamente tenere sempre, la RAM è ben presente a bordo, così come la ROM, è ovvio che le attese sono anche in questo caso veramente all'ordine del giorno. Per uno smartphone da 300 euro di listino, diciamo che non è, secondo me, perdonabile, perché la concorrenza anche in questo aspetto fa decisamente meglio. Il fatto di avere una risoluzione solo HD, se prima era un difetto, qui potrebbe in parte aiutare, perché grava in maniera ridotta sul processore e permette di avere magari delle animazioni un poco più fluide. Passare da un'applicazione all'altra però vi obbligherà a tempi di attesa il più delle volte magari non accettabili. Non accettabili per gli standard del 2020, ovviamente, non è sicuramente un chiodo questo smartphone. Anche scrivere con la tastiera vi restituirà un'esperienza che non è sempre al passo magari delle vostre dita, quindi in generale attesa dettata dal software troppo pesante e da un hardware che non rende completamente giustizia allo smartphone. Parlando di caratteristiche accessorie, è presente a bordo di questo smartphone un sensore per le impronte digitali, lo dicevamo a inizio video, addirittura sotto il display, quindi una feature che manca in praticamente tutti gli smartphone della fascia media ed è presente solo attualmente negli smartphone di punta, e che qui è però, non dico al limite dell'inusabile, ma veramente anche qui con molte ombre e poche luci. È affidabile, la registrazione avviene anche in tempi relativamente brevi, però bisogna veramente andare a imprimere molta forza nel display affinché l'impronta possa essere registrata, e diciamo che è di per sé un'esperienza non gratificante nell'uso quotidiano al volo. Presente il double tap to wake, quindi c'è la possibilità con il doppio tocco di risvegliare il display, ed è presente all'interno del menu delle impostazioni la grafica nera, quindi una dark mode nelle impostazioni classica dei Samsung per poter agevolare la vita.
dato il display AMOLED. Il resto del software è standard per quello che possiamo aver già visto e conosciuto su tutti i Samsung. Pregio e delizia, perché troverete sicuramente una serie di impostazioni alle quali siete soliti e abituati, ma come dicevamo prima, il peso da portarsi dietro per questo hardware non è assolutamente il massimo e il migliore dei compromessi. Parlando di audio, al presente un audio solo mono, quindi non stereo, capsula auricolare sotto nella base del telefono, dove è presente anche il jack audio da 3,5, quindi caratteristica che manca ai top di gamma, e qui è luce e non ombra, perché è comunque una caratteristica che so essere ricercata da veramente molti di voi. Nota a margine su quello che è la parte di SIM e di slot espansione: questo smartphone è uno smartphone dual SIM, come praticamente tutti gli ultimi presentati sul mercato da tutti i brand, ma lo slot prevede la possibilità di inserire una doppia SIM compatibilmente insieme con una micro SD, quindi non dovrete rinunciare all'espansione di memoria per usufruire della doppia connettività e del doppio numero cellulare. Erano gli aspetti e le aree fondamentali di questo Samsung Galaxy A30s, uno smartphone che mi ha fatto arrabbiare nell'uso e nella settimana, non tanto per le sue lacune, ma per la sua alternanza fra cose positive e cose negative. La cosa più negativa di tutte però è il suo prezzo di lancio, che per fortuna non è il prezzo street online, perché a oltre 250 euro questo smartphone non ha ragione di esistere, secondo me. Come non ha ragione di esistere, secondo me, la nomenclatura in casa Samsung: Galaxy A30, A30s, A40, A50, A51, A70, A71, non si capisce più nulla. Soprattutto quando poi A30s va meglio di A40, ma va meno peggio di A50, insomma, un gran casino dentro il quale l'utente finale fa veramente fatica. Lui però è uno smartphone che, comunque sia, per un design gradevole, per un software completo che vi farà sentire a casa se provenite da un vecchio Samsung, e per una qualità fotografica comunque non delle peggiori, non vi farà dispiacere utilizzarlo. L'unico consiglio che posso darvi è ovviamente sotto i 200 euro. Da Marco e dal team Spazio Tech per questa recensione è tutto, vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video, vi invito a venirci a trovare su Telegram, gruppo aperto di Spazio Tech. Su Telegram mi trovate anche sul gruppo Malati di Smartphone, dove potete scoprire in anteprima tutti gli smartphone che sto provando. Veniteci a trovare sui social, Instagram e Facebook, iscrivetevi al nostro canale YouTube, lasciate un bel mi piace in caso questa recensione vi fosse piaciuta, e da Marco al prossimo video un saluto a tutti. Ciao!